due punti importantissimi, insomma. Sì, i punti sono tutti importanti, e è facile da analizzare. Nel senso, la partita l'abbiamo fatta in maniera corretta, l'abbiamo condotta bene, abbiamo preparato la possibilità di chiuderla. Poi è chiaro, mano a mano che manda, poi passano i minuti, loro vanno a giocare sul dritto per dritto, andando a tenere queste due punte, andare a giocare sulle spizzate. Ci siamo fatti trovare un po' disordinati e loro ci hanno preso il vantaggio, però è abbastanza facile analizzarla, non è difficile. È difficile da sopportare il risultato, però la partita è facile da analizzare. L'avevamo vista un pochino, come dire, richiamare la squadra anche con veemenza nel secondo tempo, che cosa non la convinceva? Ma io faccio sempre così, nel senso partecipo con la squadra a quello che sono poi gli sviluppi. Mi sembrava che ci fosse da prenderci più vantaggio in alcune situazioni, allora invece di riportarla dietro volevo che si andasse a tentare di fare gol. Poi l'ingresso di Lautaro era stato messo in questa direzione qui, ecco, per riuscire lì a tenere qualche palla in più lì davanti e creargli più problemi poi nella fase difensiva. L'ultima cosa chiedo, che cosa la delude oggi della squadra, visto che era importante vincere? No, a me non mi delude niente, a me non mi delude niente. È chiaro che ci si rimane male, poi se il risultato è questo qui, e mi dispiace anche perché i calciatori meritavano un risultato differente per quello che è stato l'atteggiamento, per quello che è stato l'impegno. È chiaro che in alcuni momenti ci voleva più esecutività, nel senso più carattere da dire ci prendo tutto il vantaggio che mi sono guadagnato da questo sviluppo qui, invece poi non l'abbiamo portato a casa fino in fondo quel vantaggio lì, ecco, che si era verificato sull'episodio. Buonasera mister, volevo chiedere questo, proprio quello che diceva alla fine, immagino che si riferisse al fatto di non aver chiuso la partita quando si poteva, perché l'Inter insomma poteva anche chiuderla e far 2-0, però l'ultimo quarto d'ora insomma un po' scomparso, mi è sembrata un po' abbia lasciato un po' troppo campo al Chievo. Perché è successo, si è abbassata così tanto la squadra, ecco. No, noi non abbiamo lasciato campo. Noi siamo andati ugualmente a pressare alti, infatti si interpreta in maniera sbagliata, se no non abbiamo lasciato campo, noi siamo saliti, abbiamo preso gol perché la squadra è salita. Non è che ha preso gol perché la squadra era al limite dell'area, la squadra era a metà campo, era sulla nostra tre quarti la linea difensiva, loro hanno sparato dalla linea difensiva la palla sulla nostra linea difensiva. Per cui non abbiamo lasciato nessun metro di campo, noi gli siamo continuati ad andare addosso, ad accorciarli in avanti, e loro sparando palla, se vai a mordere davanti, poi quando loro sparano devi girare il culo e devi venire a prendere i rimbalzi, devi venire a pulire i rimbalzi. Prima mordi e poi giri e vieni a prendere la palla respinta dalla linea difensiva. In questo caso qui le squadre immancabilmente si allungano un po' perché è lo sviluppo della continua pallata che le fa allungare. Poi su questa lettura siamo stati un attimo approssimativi su chi andare sulla palla e su chi invece scappare. Pellissé ha giocato d'anticipo sulla speranza che venisse spizzata lì e ci ha trovato poi il metro di vantaggio e l'ha portato fino a fondo.